Illuzzi, indovino, la terza, Legramandi, Lo Consolo, Mauri, Medovago, Melone, Meroni, Mizzau, Motta, Parise, Pellegrini, Perego, Quattrociocchi, Rossi, Santoiemma, Senesi, Simi, Tagliabue, Todaro, Tucci, Bigano, I presenti sono 27, pertanto la seduta è valida. Grazie. Il primo iscritto è senza tessera. Il primo iscritto è senza tessera, il primo iscritto a parlare. Passiamo al secondo, presidente Simi. Grazie, buonasera a tutti. Come al solito faremo una sintesi delle varie comunicazioni. Allora, come ho già anticipato nella commissione congiunta di prima, la questione linea 5 della metropolitana di ragguaglio sullo stato dell'arte. Il giorno 6 di febbraio ci sarà un'altra commissione che viene da Roma per verificare le questioni relative agli ultimi dettagli rispetto al sopralluogo effettuato il mese scorso, dove erano state riscontrate alcune problematiche come i certificati della saldatura delle rotaie e una questione relativa ai parapetti delle scale mobili. Perdonate, scusate un attimo. Prego cortesemente chi deve conferire di accomodarsi fuori, in modo da dare modo di sentire quello che sta dicendo il presidente Simi. Grazie. Grazie. Pertanto, dopo il 6 potremo sapere ragionevolmente quando verrà inaugurata. Ragionevolmente si può ritenere una data utile il primo sabato o il secondo sabato del mese di marzo. Però saremo più precisi quando ci sarà il risultato del sopralluogo della commissione ministeriale. Poi, per quanto riguarda invece la commissione, noi lunedì faremo una commissione congiunta con la commissione educazione relativamente alla problematica delle strade scolastiche e con tutto quello che ne consegue. È arrivato nel frattempo un permesso di costruire che cominceremo a esaminare. Vedremo se avremo il tempo necessario per esaminarlo con attenzione, in quanto è un permesso di costruire relativo a un edificio piuttosto grande, è un edificio multipiano in via Pirelli. Di questo edificio abbiamo già visto le opere di urbanizzazione a scomputo, che sono in via Cornalia, un edificio per
come si dice, per anziani, che abbiamo visto un mese e mezzo fa circa, quelle erano le opere a scomputo. Lunedì vedremo invece il progetto di questo edificio prevalentemente a residenza con uffici, se non sbaglio. È un edificio pluripiano di una quindicina o venti piani, adesso non mi ricordo. Comunque è una pratica piuttosto voluminosa, per quello dicevo che non è detto che riusciamo a esaminare con attenzione tutto, per cui se non riusciremo proseguiremo l'esame la settimana successiva. Poi si è conclusa la conferenza dei servizi il 29 gennaio, cioè ieri, relativa al piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale Bovisa Gasometri. La conclusione del procedimento ha avuto parere favorevole con recepimento di osservazioni e prescrizioni da parte di tutti gli enti, cioè che sono la provincia, la regione, l'ARPA, eccetera. Quindi questo è un aspetto positivo, in quanto prossimamente si potrà attivare il processo di attuazione del piano. Direi che per quanto riguarda invece la questione ATM, modifica della linea di superficie, non ci sono novità in questo momento. Dovrei avere settimana prossima un incontro presso gli uffici della mobilità su questo tema, eventualmente giovedì, quando avrò notizie, aggiornerò l'assemblea di queste cose. Grazie. È sempre iscritto un senza tessera a parlare. Presidente Santoiemma. Pronto? Pronto? Okay. Grazie Presidente. Allora volevo fare due segnalazioni. Una segnalazione che mi è stata segnalata dai cittadini residenti nella zona è che c'è un accampamento, no, ma devo anche le foto, mi ha mandato anche le foto. Abusivo perché noi siamo per il rispetto delle regole, legalità, fraternità. Prego, chi pensa di essere al bar e di stare ad assistere alla partita della finale può accomodarsi fuori, grazie. E volevo indicare l'area è quella fra via Chiesa e via Letarca, dove hanno appena ristrutturato quella torre della Pirelli. E niente, c'è un piccolo accampamento di nomadi. Poi volevo fare un'altra segnalazione riguardo la manutenzione dei marciapiedi e delle strade della Bicocca Nuova. Più di un cittadino mi ha segnalato che non c'è manutenzione da parte del comune, il quartiere si sente abbandonato, per cui faccio questa segnalazione. Anche perché anche il verde di Piazza dei Daini, quella aiuola, non è mai curata, quindi poco decorosa. E, oltre a fare questa segnalazione, che non vado a leggere perché è sempre un tema, è lunghissima, chiedo ufficialmente ai presidenti della Commissione Territorio e Ambiente un sopralluogo nel quartiere nuovo della Bicocca sullo stato dei marciapiedi, cioè di dislivelli, mattonelle, dei marciapiedi che sono di via, quindi è pericoloso per chi va in bici, per chi va a piedi. Grazie. Grazie. Capogruppo Indovino. Sì, grazie. Ma solo per segnalare una cosa, faccio una richiesta alla Presidenza, si può trasmettere anche agli uffici. Noi abbiamo un sito che è stato rifatto, diciamo, da poco, in cui da due o tre mesi i link sulle commissioni non funzionano. Cioè, se si schiaccia per esempio su Commissione Ambiente, Commissione Educazione, non funzionano. In più, credo sia il caso opportuno che le linee programmatiche vengano messe in qualche modo su online sul nostro sito, perché è bene che tutti i cittadini e le associazioni comunque interessate a partecipare alla vita, esatto, ci siano. Visto che non ci sono ancora, e dalle prime mozioni, dalla prima approvazione, se non erro, sono passate due settimane da quando abbiamo iniziato ad approvare le linee programmatiche, chiederei agli uffici di farsi carico di questa cosa.
diciamo, poi chiudo, nell'eventualità che ci sia carenza di personale, mi offro anche gratuitamente per fare un'ora di inserimento online, nel senso, se è un problema di, diciamo, di operatività e di personale. Però chiederei di, diciamo, velocizzare l'inserimento delle linee programmatiche e di aggiustare i link alle commissioni, perché non sta bene, insomma. Già abbiamo poche possibilità di comunicare, anche quelle poche che abbiamo a costo ridottissimo non funzionano, non andiamo molto lontano. Grazie. Capogruppo Cribio. Grazie Vicepresidente, buonasera a tutti. No, la segnalazione da fare riguardo la viabilistica di via Dora Balta e via Dora Riparia. A seguito dell'installazione della sosta regolamentata in via Forni e via Salvemini, i problemi inerenti al parcheggio si sono trasferiti nell'isolato adiacente in oggetto. Si chiede agli uffici di competenza di affrontare in maniera celere tale problematicità e di comunicare i tempi e i modi con cui verrà affrontata. Questa segnalazione nasce dopo numerose richieste, numerosi solleciti da parte dei cittadini dell'isolato in questione, che soprattutto durante l'ora dei pranzi non riescono più a trovare parcheggio, perché le macchine che una volta parcheggiavano in via Forni, in via Salvemini, ora ci sono le strisce blu lì e vanno in via Darabati, via Daripare a parcheggiare, che non ci sono le strisce blu. Grazie. Consigliere Rossi. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Volevo fare una richiesta. Circa, da quello che posso ricordare, 2 anni fa l'assessore Granelli aveva dichiarato che ci sarebbe stata in tutte le 9 zone di Milano l'apertura di una casa delle associazioni e del volontariato. Ho avuto modo di partecipare come associazione all'apertura della casa in zona 1, che è in via Marsala, ed è un progetto molto interessante, intanto perché è stato fatto un buon lavoro nel convocare, diciamo, tutte le associazioni e nel cercare di iniziare un percorso comune per fare in modo che quelli che sicuramente sono degli spazi e quindi già qualcosa di cui c'è sicuramente bisogno possa anche diventare un progetto comune. E anche personalmente mi occupavo di aspetti riguardo alla salute mentale. E un passaggio, diciamo, di utenza tra associazioni che si occupano magari di aspetti diversi di una patologia o comunque di una situazione sociale difficoltosa, e mi sembra che sia un bel progetto. Io, da quello che posso ricordare, qui si era parlato di uno spazio in via Pasubio, però vado proprio a memoria. Quindi chiedo se sono stati fatti passi avanti rispetto a questo, se ci sono stati dei lavori su questi spazi e quali sono le intenzioni dell'amministrazione riguardo a questo. Grazie. Consigliere Pellegrini. Buonasera Presidente, buonasera colleghi. Allora, sarò breve, ma devo purtroppo dirvi ancora oggi è il 30 di gennaio, il 9 novembre la Lega Nord... Sì, consigliere Pellegrini, scusi, certo. Per favore, veramente ve lo chiedo per l'ultima volta, dopodiché veramente sospendo la seduta anch'io stasera. Non è possibile che ci siano in corso decine di conversazioni private. Vi chiedo cortesemente, se avete da parlare, di uscire. Grazie. Grazie a lei Presidente. Come dicevo, il 9 novembre il gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania in comune di Milano aveva presentato una interrogazione per conoscere i motivi per i quali gli assessori competenti non rispondevano e non rispondono alle interrogazioni presentate qui in consiglio da noi consiglieri della Lega e anche quelli dell'opposizione. Siamo al 30 di gennaio e ahimè la risposta non è ancora pervenuta. Io ve lo dico perché così vi faccio condividere quello che il Comune sta effettuando in questo trattamento che sta riservando al gruppo Lega Nord, e non solo a noi, a tutti i cittadini che comunque ci hanno votato e ci hanno mandato qua in consiglio per portare avanti le problematiche da loro segnalate. Chiudo qua dicendo che ho 2 segnalazioni riguardo: uno ai tentativi di furto che nel quartiere Bicocca
sono negli ultimi periodi aumentati, soprattutto con effrazioni e rotture di cristalli alle auto. Chiediamo quindi di intervenire, di intensificare i controlli e i passaggi da parte delle forze dell'ordine. L'altra invece è una segnalazione riguardo la manutenzione, i muri e le cancellate perimetrali del nido comunale di Viale Suzzani. La leggo: a seguito di numerose indicazioni da parte degli abitanti del quartiere, si segnala la necessità di intervenire sulla manutenzione dei muri e delle cancellate perimetrali della scuola d'infanzia comunale di Viale Suzzani 264. Visto le delibere del Consiglio di zona numero 239/12 del 12 luglio 2012 e la successiva interrogazione del 10 gennaio 2013, si richiede al Presidente di zona 9, agli assessori comunali competenti e dei loro settori di riferimento di mettere mano a tali richieste presentate già da tempo e di attivare con urgenza gli interventi di manutenzione degli spazi perimetrali del nido comunale, muretti e cancellati, in condizioni ormai fatiscenti. Al Presidente di zona 9 si richiede cortesemente risposta in forma scritta al quesito. Questa segnalazione è nata anche perché molti genitori di bambini che frequentano il nuovo parchetto giochi dell'area si sono trovati un po' imbarazzati, nel senso che, felici e contenti di questa nuova area giochi, si sono domandati se era meglio intervenire, se era più urgente intervenire sulle aree ammalorate della scuola relative alla cancellate e ai muretti, che invece sui giochini. Chiaro che sono due settori diversi, è chiaro che la gente non conosce come funzionano le cose, però è vero, è altrettanto vero che trovarsi di fronte dei muri con fuori i ferri, perché poi ci sono delle foto, e trovarsi poi fuori dei bellissimi giochi, uno gli viene comunque da domandarsi: non era meglio intervenire sui muri e sulle cancellate, mettere in sicurezza e anche in maniera anche decorosa un asilo nido? Questa è la nostra richiesta, grazie. Consigliere Tagliabue. Grazie Presidente, in questo momento sta svolgendo le veci del Presidente. Volevo chiedere una cortesia al consigliere La Terza, e cioè: quando ha qualcosa da dirmi e lo dici in aula, sei così cortese di aspettare che io arrivi oppure mi scriva un'email? La Terza, cortese, perché se lei parla che io non ci sono, e se non ci sono perché ho dei motivi gravi, molto gravi, diversamente non ho la capacità di andare, poi non sono obbligato ad andare a vedere sul sito o roba del genere. Quindi, se mi fa la cortesia di o scrivermi o di parlarmi nel caso lo ritenesse utile, lo faccia. Però nel frattempo volevo comunicare che l'arrabbiatura sta man mano scemando e che per il momento non ho assunto alcuna azione in questa, nella direzione. Ok. Consigliere Ferrando. Sì, grazie. Dunque, sì, intervengo in merito alla mia mozione, che ormai tutti ricordate al volo, cioè quella relativa ai ricongiungimenti negli asili nido. Intanto voglio ringraziare chi mi ha risposto, che ha dunque voluto prendere in qualche modo in considerazione l'idea di definire un documento comune. Di fatto le due risposte che mi sono arrivate sono dalla Presidente Lo Consolo, che interviene per rimandare a una commissione con i funzionari del comune questa tematica, oltre a segnalare che a suo avviso non ci sono gli estremi per un'azione che cerchi di risolvere il problema. E la seconda, invece, il secondo contributo, secondo e ultimo, è quello del Movimento 5 Stelle, che tra l'altro mi ha scritto alle 2:30 di notte, per cui ha fatto tutto il possibile per
per comunque contribuire e dunque comunque mi tocca ringraziare, le ringrazio. Mi spiace appunto che gli altri gruppi politici non abbiano voluto collaborare e in qualche modo l'intervento della Presidente della Commissione, seppur lecito e dovuto, ha un po' messo una pietra tombale sull'iniziativa, che invece intendeva aprire una discussione, allargarla e accettare il contributo di tutti. Invece in questo modo, anche per le logiche politiche che tutti comprendiamo, ma che, di cui mi rattristo, evidentemente la cosa viene cassata e un'iniziativa di innovazione politica, cioè un tentativo di creare un dibattito tra tutti, viene bloccato, come dire, dal diktat che viene dall'alto. E, peraltro, diciamo, il contributo della Presidente Lo Consolo è qualificato, lecito e sicuramente, come dire, sono elementi su cui iniziare un dibattito. A questo punto aspettiamo quanto prima che ci sia questa commissione. Purtroppo sarà una commissione in cui finirà tutto in un grande calderone, perché le tematiche relative alle scuole d'infanzia sono tantissime. Il rischio è quello che poi, appunto, avendo una sola commissione con i funzionari del comune, vada tutto mescolato e non si riesca a almeno colpire o prendere di mira, come dire, qualche problema specifico e poi risolverlo. Comunque questa è la situazione e sarà per la prossima volta. Grazie. Capogruppo Illuzzi. Grazie Presidente. Sono a segnalare un problema che già da diverso tempo a questa parte ho segnalato e riguarda l'assenza delle strisce blu in via San Glicerio. Io ho presentato in data 31 maggio 2012 una mozione che era stata bocciata perché alcuni esponenti della maggioranza avevano detto che bisognava aspettare che venisse tracciato l'ambito di parcheggio 43 le strisce blu della zona. Infatti sono state fatte le strisce blu in via Nota e in altre vie della zona, ma via San Gliceo incredibilmente è stata tralasciata, che era la zona dove io avevo chiesto con la mozione che venisse presa in considerazione. Ho presentato poi, quindi il 31 maggio 2012 ho presentato questa mozione bocciata. Non ho dato per vinta il consiglio di zona su questo punto, ho presentato un'interrogazione il 16 maggio 2013 sempre su questo punto e il tecnico del comune mi aveva detto ATM sta pian piano per motivi meteorologici realizzando la tracciatura dell'ambito di sosta, alcune vie magari rimangono temporaneamente fuori rispetto ad altre perché interessate a futuri lavori di sottoservizi, quindi per non tracciare due volte si attende un attimo. Comunque sulla via San Glicerio per scrupolo mi informo e appena so qualcosa le faccio sapere. Questo il 20 maggio 2013, oggi è il 30 gennaio 2014 e ancora le strisce blu non ci sono, i disagi per i commercianti e per chi risiede nella zona ci sono i parcheggi abusivi sul parcheggio della via e per cui sono nuovamente a segnalare questa problematica. Grazie. Presidente Tucci. Sì, grazie. Buonasera. Io presento una mozione urgente per cui poi girerò a raccogliere le firme e la mozione riprende un po' l'altra mozione già approvata l'anno scorso, meno di 12 mesi fa, ed è riferita alla chiusura dei SERT, in questo caso ancora per quanto riguarda il SERT di Viale Suzzani. Premesso che a fronte dell'articolo apparso sul quotidiano Il Giorno del 18/3/2013, dove si annunciava la chiusura imminente di 3 SERT in attuazione del POA, nacque nell'utenza la preoccupazione del venir meno del servizio che ha dato la possibilità a molte persone di poter curare la propria tossicodipendenza. Premesso che tale evento ha stimolato gli utenti a costituirsi in un comitato spontaneo a difesa di tali servizi, considerati da loro salvavita. Premesso che tali servizi, attraverso cure farmacologiche, quali la somministrazione di farmaci sostitutivi e di interventi multidisciplinari integrati,
con figure professionali quali psicologi, educatori e assistenti locali, hanno dimostrato di essere essenziali per la qualità della vita degli utenti. Premesso che, in conseguenza di quanto sopra, l'utenza e alcuni operatori hanno usato forme democratiche di mobilitazione con raccolta firme, presidi e audizioni presso i livelli istituzionali come Comune e Consiglio di Zona 9 per impedirne la chiusura. Premesso che Rifondazione Comunista, dopo essere stata contattata dagli utenti e avendone condiviso le preoccupazioni, in data 21 marzo 2013 ha presentato una mozione urgente accompagnata da 200 firme contro la chiusura dei SERT, che è stata approvata dal Consiglio di Zona 9. Premesso che successivamente alla mozione sopra citata, la Commissione Servizi Sociali del Consiglio di Zona 9 ha portato una delibera in linea con la mozione e che è stata anch'essa approvata. Constatato che la mozione del 21 marzo 2013 e le pressioni dell'utenza sui livelli istituzionali hanno determinato il blocco momentaneo del processo di chiusura dei servizi e non ha originato la certezza ufficiale di ciò, che ciò non accadrà in futuro. Constatato che l'attuale riduzione degli orari di somministrazione dei farmaci, il blocco delle accoglienze e l'alternarsi degli orari tra le sedi generano disfunzioni e disagi per gli utenti e fanno presagire che le intenzioni dell'ASL tuttora proseguono l'obiettivo di giungere alla chiusura di alcune sedi. Considerato che la riorganizzazione del servizio SERT, per come è stata programmata, attraverso la riduzione delle già scarse risorse, fa supporre la chiara intenzione dell'ASL di procedere progressivamente a creare le condizioni che giustifichino una definitiva chiusura di alcune sedi ed in particolare quella di Viale Suzzani. Considerato che apparentemente anche il contratto d'affitto dovrebbe essere scaduto a fine 2013 ed oggi non sarebbe ancora stato rinnovato da parte dell'ASL, aperta e chiusa la parentesi, pare che non ci sia neanche l'intenzione a rinnovarlo, e che quindi questa evidenza, se accertata, deporrebbe a favore dell'ipotesi di una prossima chiusura, considerato che permane sempre più la preoccupazione dell'utenza, dato che dallo scorso 7 gennaio è stata attuata una riduzione dei tempi di somministrazione dei farmaci sostitutivi dalle precedenti 5 alle attuali 3 ore giornaliere, con i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 11 alle ore 14, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.30. Nei DGR fin qui esaminati si evidenzia sempre di più il riferimento ai servizi privati accreditati in sostituzione di quelli pubblici, considerato che c'è il sospetto che lo SMI, Servizio Multidisciplinare Integrato, una volta che il SERT dovesse essere chiuso, miri ad acquisire in concessione dal Comune di Milano le valide strutture di Viale Suzzani e le relative utenze. Viste le dichiarazioni del direttore generale dell'ASL Walter Locatelli nel documento I servizi di contrasto alle dipendenze, presentato in audizione a Palazzo Marino in data 17/12/2013 e per come già avvenuto in Viale Padova, per quanto fin qui esposto, si chiede che il Presidente del Consiglio di Zona e il Presidente della Commissione Servizi Sociali si adoperino affinché venga convocata un'audizione in Consiglio di Zona con la presenza dell'assessore competente Maiorino, il Presidente della Commissione Sanità consigliere Cormio e il Direttore Generale Locatelli. Si chiede che sia verificata la reale situazione locativa relativa allo spazio in uso alla struttura SERT di Viale Suzzani. Si chiede che venga ufficializzata l'intenzione a non procedere con la chiusura dei SERT già espressa e verbalizzata nell'audizione a Palazzo Marino l'11 aprile 2013 dal direttore sociale Sileo, delegato al direttore generale Locatelli. Infine, si chiede risposta scritta e copia della documentazione che attesti l'invio della richiesta ai 3 punti sopra citati del si chiede ai vari settori di competenza. Grazie.
Capogruppo Perego. Sì. Grazie Presidente. Questa settimana siamo rimasti stupiti dalla celerità di una risposta che ci è arrivata dal Comune. Siamo abituati ad attendere mesi e mesi quando le risposte arrivano, e invece nel giro di una settimana ci è già arrivato da parte dell'assessore Granelli, che non è famoso per la celerità delle sue risposte, una risposta all'interrogazione presentata settimana scorsa in merito alla caserma Mameli. Lo ringrazio per la celerità, magari forse anche un po' troppo stringata, qualche sospetto sulla celerità, magari il fatto che smentisca quanto sembra che avesse affermato poco prima in presenza di un ministro, forse aveva millantato la presenza di un progetto con la richiesta di avere in carico queste caserme, non lo sappiamo. Ripeto, una risposta un po' stringata, perché si limita a dare delle risposte non così soddisfacenti come noi speravamo. Si limita a dire che la caserma Suzzani al momento non è destinata al centro di accoglienza, la struttura sappiamo benissimo che non è nella disponibilità del Comune, ma forse non è destinata a quello perché non lo è ancora e il progetto è stato presentato in realtà, quando è venuto il Ministro non aveva millantato ma il progetto gliel'ha presentato veramente. Ancora oggi, nonostante la risposta celere, in realtà ci troviamo ancora nel dubbio, ma il problema non è il nostro dubbio, ma il comportamento che indebitamente viene attuato da un assessore provoca preoccupazione nella cittadinanza, e quindi non è la nostra preoccupazione ma quella dei cittadini, che andrebbe fugata con risposte magari sì celeri, finalmente celeri nel complesso, non solo in occasioni ma anche più esaustive e più chiare, che possono fugare a fondo ogni dubbio. Grazie. Capogruppo Parise. Grazie Presidente, buonasera. Devo presentare una mozione che ho chiesto l'urgenza, anche se in questo momento mi mancano ancora delle firme perché possa essere discussa stasera. Apparentemente questa mozione può non c'entrare niente con le problematiche della zona, ma in realtà ieri si è consumato nel Parlamento il più grande furto che sia mai stato fatto nella storia della Repubblica Italiana. Praticamente quasi la totalità dei fondi di Banca Italia sono state passate alle banche private. Infatti, oggi siamo di fronte a qualcosa di molto più grave del solito regalo fatto al governo, agli amici delle banche, all'ennesima legge Marchetta. Siamo di fronte ad un alto tradimento nei confronti del popolo italiano, un'autentica truffa di Stato. Il tentativo che si sta portando avanti è quello di regalare alle lobby finanziarie la nostra stessa sovranità monetaria nazionale, per rendere impossibile ogni ipotesi di uscita dell'euro e trasformarci da cittadini consapevoli dell'Europa a schiavi dell'Europa. In questo modo non staremo all'interno dell'euro perché ci conviene, ci staremo perché non avremo più scelta di uscirne. Si chiede al Consiglio di Zona 9, e questo è contemplato nelle nostre facoltà, di inviare un telegramma al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al quale si chiede di non firmare il decreto 133/2013 in oggetto. Questa cosa, che uno può dire ma cosa c'entra, è il fatto che non abbiamo più una banca che possa garantire gli enti, che non possa garantire più una copertura delle pensioni, che non possa più garantire i servizi sociali, perché tutto, 7,5 miliardi, sono 15 mila miliardi delle vecchie lire, non avendo più questa garanzia vengono a mancare anche tutte le tutele sociali che possono essere garantite solo con una cosa, con un ulteriore aumento della tassazione, alla faccia di quelli che dicono che diminuiranno le tasse. E la cosa ancora più strana è che oggi ho trovato solo due quotidiani che hanno spiegato in maniera corretta cosa è successo ieri. Uno è Il Manifesto, e mi dispiace che lo debba bandire io, e l'altro è Il Fatto Quotidiano. Praticamente il trucco che è stato usato qual è? Hanno messo la cancellazione dell'IMU, che è bello, non si paga più l'IMU, ma anche questa è una balla perché dopo c'è un'altra tassa che si chiama TARES, e dietro gli hanno nascosto la privatizzazione della Banca d'Italia. Praticamente hanno detto, se non votate i cittadini pagheranno l'IMU, ma in realtà quello dell'IMU non gliene fregava niente a nessuno, quello che interessava era spostare 7,5 miliardi nelle casse dei soliti noti. Non sto a spiegare altri meccanismi molto complessi che ci stanno dietro, perché qua non è il luogo né il posto, ma potrei fare un esempio pratico che se ne sta parlando in questi giorni, ma che tra poco sarà anche interessata la Lombardia su moltissime aziende.
Gli Stati Uniti d'America, dopo la grande crisi dovuta dal 2001 dalle Torri Gemelle, dei Lehman Brothers, hanno fatto due cose: hanno svalutato del 30% il dollaro e hanno diminuito la tassazione. In questo momento gli USA viaggiano con un PIL interno di 4.1 su una popolazione di 600 milioni di abitanti. Noi in Italia ci troviamo con un euro forte che non ci fa esportare e con una tassazione altissima. Noi per uscire da questo meccanismo dovremmo avere una moneta leggermente svalutata, cosa che con questo decreto non sarà più possibile fare, e una diminuzione di tassazione che non è possibile perché siamo legati ai trattati della moneta unica. Poi vediamo l'Electrolux, arrivo al dunque. Anch'io mi sono scandalizzato quando una ditta fa un ricatto sul costo del lavoro, ma il problema è che non aveva alternative, perché a 40 km c'è il confine con la Slovenia e con la Croazia, questi sbaraccano e vanno via e poi di posti di lavoro non ce ne sono più. Come potete vedere, questa scelta per me è molto grave. Mi dispiace che il capogruppo del PD me l'ha gentilmente restituita senza pormi neanche una firma, vuol dire che la sinistra nel PD e del SEL di questa zona sono convinti che dare tutto ai privati e togliere la copertura sociale allo Stato italiano sia per loro una grande scoperta. Grazie. No, l'importante non era se si discuteva stasera, bisogna mandare il telegramma prima che Napolitano la firma. È urgente, perché se firma il decreto non serve più. Si vede che stai con le banche, o almeno posso scrivere che il PD di zona finalmente si è schierato con i poteri forti. Prego, il pubblico deve rimanere nell'area destinata al pubblico, cortesemente. Cortesemente, il pubblico deve rimanere nell'area destinata al pubblico. Grazie. Capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Posso? Si può? Per quanto riguarda la richiesta di Tagliabue, ho appena inviato la mail della comunicazione che in ogni caso avevo depositato lo scorso consiglio di zona, e io avevo praticamente aspettato, infatti il mio intervento era stato all'ultimo proprio perché aspettavo l'arrivo del consigliere Tagliabue. Le richiamo soltanto alcuni passaggi. Nella comunicazione fatta la volta scorsa, il consigliere Tagliabue, riporto nella comunicazione, nella seduta del 16 gennaio 2014 del Consiglio di Zona 9 usa la frase «dimostra la sua capacità di intendere e volere» rivolgendosi al sottoscritto consigliere La Terza, a cui aggiunge successivamente «come cerca quell'infame che, scusate, tale è», rivolgendosi sempre al sottoscritto consigliere La Terza. Noi siamo interessati a capire e a risolvere i problemi, per cui se ci sono consiglieri, come ci risulta ed abbiamo verificato perlomeno per il consigliere Tagliabue, che hanno una diretta presenza lavorativa nel campo e quindi possibili interessi professionali e competenze, abbiamo il diritto di sapere e di leggere in trasparenza ogni intervento. Quindi, superati i problemi personali che entrano nel dibattito solo quanto possa esserci conflitto di interessi o di appartenenza, rientriamo nella materia, che è quella del Seveso. Quindi noi non abbiamo intenzione di risolvere penalmente i problemi, ma non possiamo tollerare la violenza verbale e la diffamazione personale e di gruppo, che diventano un mezzo di soffocamento del dibattito democratico. Nessuno può sentirsi autorizzato a diffamare ed insultare pubblicamente, perciò noi non tollereremo. Chi offende l'altrui reputazione deve andare davanti al giudice penale, secondo il diritto italiano, a querela entro 90 giorni dal fatto. Se ci saranno pubbliche scuse e la promessa di non trascendere più successivamente, non esporremo i fatti al giudice penale. Se non ci sono le scuse, porteremo la registrazione al giudice penale per le valutazioni del caso. Noi non chiederemo soldi, ma solo la punizione del comportamento illegale e contro il diritto penale. Comunque ho inviato sia a lei che al capogruppo Illuzzi e in conoscenza al presidente, la vicepresidente Lo Consolo, al presidente Beatrice Guccioni, diciamo di nuovo la comunicazione. Procedo con un'interrogazione verso il presidente del Consiglio di Zona 9 con risposta scritta e orale. Oggetto, articolo 31, fatto personale, consigliere Tagliabue in consiglio di zona del 16 gennaio 2014 verso consigliere La Terza. Premesso che è necessario e democraticamente indispensabile
che i lavori del Consiglio di zona non siano degradati a rissa ad opera di bulli e prepotenti e che siano impediti i comportamenti personali rissosi ed aggressivi per permettere la libera espressione della partecipazione dei cittadini. Premesso che il consigliere Tagliabue durante il Consiglio di zona del 16 gennaio 2014 richiamava un post del 14-12-2013 su un blog a firma del sottoscritto Antonio La Terza dal titolo «Quella pirlata sul Seveso in Consiglio di zona 9», considerato che il consigliere Tagliabue nella seduta del 16 gennaio 2014 del Consiglio di zona 9 usa le frasi «dimostra la sua incapacità di intendere e volere», rivolgendosi al sottoscritto consigliere Antonio La Terza, a cui aggiunge successivamente «come cerca quell'infame che, scusate, tale è», rivolgendosi sempre al sottoscritto consigliere La Terza, considerato che il Movimento 5 Stelle, data la gravità delle parole e del comportamento dannoso, oltre che dell'onore e rispettabilità dei singoli, del rispetto che si deve all'istituzione Consiglio di zona, inoltrerà rapporto alla Procura della Repubblica. Considerato che l'intervento del consigliere Tagliabue in data 16 gennaio 2014 è durato oltre i 10 minuti e la presidente di questo Consiglio di zona 9 non ha fatto alcun richiamo alla moderazione dei termini usati, lesivi della persona e dell'istituzione. Considerato che il comma 2 dell'articolo 51 del regolamento del Consiglio Comunale recita: qualora il consigliere mantenga un comportamento scorretto, il presidente lo richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale. Le frasi usate dimostra la sua incapacità di intendere e volere e come cerca quell'infame che, scusate, tale è, pronunciate dal consigliere Tagliabue nella seduta del 16 gennaio 2014, non hanno ricevuto alcun richiamo da parte del presidente del Consiglio di zona 9. Si chiede al presidente di questo Consiglio di zona di rispondere in aula in forma scritta per specificare se l'uso dei termini incapace di intendere e di volere e infame siano considerati rispettosi della dignità e della correttezza a cui i consiglieri sono tenuti ad attenersi in osservanza dell'articolo 51 del regolamento del Consiglio Comunale di Milano. Si chiede inoltre se non ricorre il caso del comma 2 dell'articolo 51, ovvero della nota di biasimo verso il consigliere Tagliabue, per quanto avvenuta e sopra esposto nella seduta del Consiglio di zona 9 del 16 gennaio 2014. Grazie. Grazie. Consigliere Todaro. Grazie Presidente. Posso? Prego. Io volevo fare un'interrogazione riguardante in particolare richiesta di informazioni sulla consegna dei lavori per la nuova stazione FNM di Bruzzano e relativa viabilità di accesso. Frevenor Milano. Premesso che sono in fase di ultimazione i lavori della nuova stazione FNM di Bruzzano a Milano, zona 9, visto che è prevista la chiusura definitiva del passaggio a livello nei pressi della vecchia stazione, considerato che non sembra risolta la viabilità di accesso veicolare alla suddetta stazione dal centro di Bruzzano, considerato altresì che la summenzionata chiusura creerebbe una cesura con il quartiere di Bruzzano, che quest'ultimo rimarrebbe isolato rispetto ai quartieri limitrofi, si chiede 1. Quando verrà consegnata la stazione? 2. Se esiste un progetto della viabilità per poter accedere alla nuova stazione dal centro abitato del quartiere? 3. Se è previsto un parcheggio di corrispondenza con la nuova stazione FNM? Ho integrato su questo stesso modulo di interrogazione una richiesta che ho scritto come nota bene in fondo all'interrogazione. Per quanto sopra, si richiede la convocazione di una specifica commissione che coinvolga i cittadini del quartiere di Bruzzano e ovviamente i consiglieri e ovviamente alla commissione, adesso lo scriverò alla commissione specifica di territorio. Grazie. Consigliere Agnusdei. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io vi leggo una lettera di risposta a una mozione che è stata votata in modo positivo all'unanimità, almeno dai consiglieri presenti, prima di Natale, riguardo
alla sistemazione dell'incrocio di Viale Affori, via Stesani. Questo fa capire in che condizioni siamo, in che modo stiamo collaborando con i settori specifici e poi quindi parliamo addirittura di decentramento. Egregio consigliere, in riferimento alla mozione oggetto della delibera a margine specificata, desidero informarla al riguardo che il settore pianificazione e mobilità, interpellato in merito, ha comunicato che quanto richiesto è già stato previsto con planimetria inviata al settore tecnico infrastrutture servizio segnaletica. E fin qui tutto bene. In data 15 settembre 2011, praticamente sono passati 2 anni e mezzo da quando è stata fatta una richiesta di intervento per sistemare, per fare due strisce e delimitare due corsie su via Stesani, per togliere parte delle strisce blu e per agevolare il traffico su quell'incrocio. Sono passati 2 anni e mezzo, continua con il riferimento al protocollo per la realizzazione e al quale pertanto rimando per ulteriori informazioni al riguardo. Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i miei saluti, cordiali saluti, Pier Francesco Maran. Cioè, un assessore manda una lettera di questo genere, non si preoccupa di dire sono passati 2 anni e mezzo, non è stato fatto ancora un intervento, vediamo qual è il problema. No, risponde in questi termini. Sempre questa settimana scorsa è stata una coincidenza di risposte riguardo alla nostra delibera di giugno. Prego cortesemente di fare silenzio. Relativa ai mercati di Affori e di Comasina. C'erano 2 pagine di punti che evidenziavano le criticità. Il direttore di settore si è limitato, dopo velata minaccia di omissione di atto d'ufficio, a rispondere su 3 dei punti, praticamente a parlare di strisce di verniciatura dei segni sulla pavimentazione per delimitare le aree in cui vengono messe le bancarelle, sulla posa dei container e per la raccolta dei rifiuti riguardo relativamente al mercato di via Ciccotti e qualcosa sull'abusivismo. Questo è il tipo di collaborazione che noi riceviamo dopo aver passato dopo aver speso 4 commissioni in quei mercati e aver fatto una relazione a riguardo. Quindi almeno questo è l'assessorato al commercio. L'assessorato invece di Granelli non si è degnato neanche di rispondere, quindi noi faremo le nostre considerazioni per un esposto alla procura, in quanto poi quando succederà qualcosa in quel mercato sarà responsabilità dell'assessorato stesso. Riguardo invece mi spiace che non c'è il presidente Motta, perché noi più di un anno fa avevamo fatto una commissione durante la quale i cittadini di via Giudice Donadoni avevano chiesto un'area per fare degli orti condivisi. È passato un anno, io ho chiamato l'architetto che collabora con l'assessore De Cesaris per avere chiarimenti a riguardo e ha demandato alla zona la risposta, praticamente ha fornito le risposte alla zona. Noi non sappiamo niente, abbiamo fatto una commissione, i cittadini non sanno qual è stato l'esito di questo iter, quindi io chiedo al presidente Motta di o convocare una commissione, perlomeno informare durante il consiglio di zona i consiglieri e i cittadini al riguardo. Chiederei al presidente della commissione commercio di fare una delibera con le relazioni che abbiamo fatto sui sopralluoghi dei mercati prima di Natale, perché abbiamo fatto dei sopralluoghi che hanno in cui abbiamo elencato delle criticità, quindi sappiamo che non vengono utilizzate, però perlomeno facciamo vedere che il nostro lavoro noi lo abbiamo fatto. Grazie, ho finito. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente, mi ricollego anch'io
velocemente al primo punto del consigliere News Day, visto che anch'io ero firmatario dell'interrogazione. Quando ho ricevuto la risposta mi è salita una risata, per non dire peggio, perché oggettivamente una delibera ben costruita, emendata, potenziata, con tutte le problematiche dei mercati di Gaeta e Ciccotti, liquidata con tre righe, facendo riferimento quasi solo ed esclusivamente agli stalli della sosta, dei banchi del mercato, mi ha lasciato alquanto perplesso. Settimana scorsa ho presentato la richiesta di attuare almeno quella parte della delibera dove si chiede di rattoppare l'area del Banco del Pesce di Via Gaeta, visto che in conclusione il direttore del settore si è detto disponibile, chiedo al presidente Quattrociocchi quanto prima di convocare una commissione su entrambi i mercati con la presenza del direttore di settore che ha firmato quella sottospecie di documento, e così gli facciamo vedere dal vivo quello che gli abbiamo già scritto, perché magari se non aveva voglia di leggere almeno lo vede con gli occhi e lo capisce come l'abbiamo capito noi tutti presenti a quei sopralluoghi. Grazie. Grazie, scusate, mi sono riservata per ultima le comunicazioni della Commissione Educazione. Dunque, avendo già ricevuto l'informazione che attendevo riguardante i nidi e la loro esclusione dalla divisione, dalla partizione del diritto allo studio, avendo già questa risposta, pensavo di domani fare una aggiuntiva alla commissione di lunedì e mettere anche la conclusione della trattazione del tema del diritto allo studio, visto che era l'unico dubbio che era rimasto, in modo che possiamo licenziare giovedì prossimo anche questo tema della ripartizione del diritto allo studio. Invece volevo comunicare che non ho ancora avuto data dell'appuntamento richiesto con il dottor Zaiacometti sul tema delle graduatorie, dei criteri per la formazione delle graduatorie e del problema, diciamo, delle carenze dei posti in zona 9. Farò sollecitare questa volta direttamente dalla Presidente presso l'assessorato una rapida risposta, e comunque è preciso che quando arriverà il dottor Zaiacometti si parlerà esclusivamente del tema criteri per la formazione delle graduatorie e tema delle liste d'attesa, in quanto è il funzionario preposto a questo argomento. Procedo ora alla nomina degli scrutatori. Consigliere De Lorenzo. Capogruppo Cribio. Capogruppo Corbellari. E gli scrutatori sono De Lorenzo, Cribio e Corbellari. Non ci sono verbali da ratificare, quindi passiamo al primo punto. Mozione inerente al riposizionamento del mercato del quartiere Comasina. La parola al primo firmatario, consigliere Agnus Dei. Grazie Presidente, non la leggo perché sappiamo di cosa stiamo parlando, quindi sono dopo sopralluoghi, n sopralluoghi tra consiglieri presenti, i fiduciari di APECA, abbiamo preso misurazioni, abbiamo tentato di fare dei progetti. La mozione chiede di convocare delle commissioni, invitando appunto i tecnici del comune, cittadini e polizia locale e i fiduciari della APECA, per capire qual è il progetto che tra l'altro APECA ha già consegnato
al settore commercio, quindi visto che la zona penso che abbia la parola anche da questo punto di vista, credo che sia importante capire in che direzione stiamo andando e se c'è una soluzione allo spostamento del mercato che doveva essere in posizione provvisoria da via Litta Modignani, via Ippocrate, eventualmente a via Ciccotti. Grazie. Presidente Quattrociocchi. Sì, diciamo che questa mozione rappresenta un po' il percorso che abbiamo fatto in questi anni per trovare una soluzione perlomeno anche diciamo dignitosa rispetto al posizionamento che c'è stato diciamo da 3 anni esiste, no? Nel senso che ci sono una serie di problematiche di fronte a un riposizionamento di questo tipo del mercato che sono emerse, istanze, abbiamo fatto almeno un paio di sopralluoghi, no? Tra l'altro abbiamo fatto questi mesi anche con APECA una verifica sulle distanze, sulla metratura e quant'altro, con tutta una serie di commissari presenti. Personalmente credo che va bene, questa mozione mi trova perfettamente concorde, ma rappresenta di fatto quello che stiamo facendo e speriamo che vada a soluzione. Cioè, il vero problema è trovare una soluzione in quell'area alternativa e non è facile, questo lo sappiamo, è un ulteriore sollecito che va nella direzione che secondo me io approvo, perché comunque questo mercato non chiaramente deve essere riposizionato. Noi auspicavamo in zona Ferrovie Nord, ma in realtà i tempi sono lunghissimi e purtroppo non è scattato diciamo il riposizionamento che all'origine doveva succedere, esserci. Chiaro che il lavoro comunque andrà avanti in rapporto al fatto che comunque fin tanto che rimane nel mercato deve essere sempre più tra virgolette regolare, sicuro, con la presenza della vigilanza urbana, perché voglio dire, anche ultimamente mi hanno segnalato, per dire, il contrabbando di sigarette, no? Faccio un esempio, è una delle tante cose che criticità che ci sono. Chiaro che su questo abbiamo informato la vigilanza urbana, ha fatto con i nostri sopralluoghi venire, si è presentata un paio di volte anche con fiduciari, e chiaro che questo non è risolutivo. So, e questo ve lo dico, oltre che approvare comunque l'impianto della mozione, c'è un progetto alternativo che riguarda che è alternativo al luogo dove adesso si svolge il mercato e che è alternativo anche a Ferrovie Nord, a Fori Nord, che è quello che stanno tentando di verificare alcuni della PECA, i responsabili, che è quello all'interno dell'area della capolinea della Comasina, l'area dei parcheggi, mi hanno detto, cioè dove c'è quindi in quell'area lì stanno tentando di verificare se è possibile riposizionarlo lì, almeno quello che avevano detto l'altra volta Giandolago e quant'altro. Quindi questa è un'informazione, però ovviamente hanno fatto un sopralluogo, hanno verificato se ci poteva stare il mercato in quell'area e quindi davvero. Capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. Avendo più volte sollecitato sia lei Presidente Quattrociocchi che al Presidente Simi informazioni sul mercato della Comasina, sia in merito al futuro andamento dei lavori che paiono essere ripresi sull'area delle Ferrovie Nord, che sulla richiesta pervenuta da parte di APECA per una sede alternativa che era quella che faceva poco fa cenno, non posso che concordare con la richiesta presentata nella mozione da parte del consigliere Newsday, ovvero di organizzare una commissione, anche perché sinceramente non ritengo che sia corretto che noi continuiamo ad appoggiarci ad APECA pensando che debba essere lei a risolvere il problema presentando soluzioni alternative, delegandogli in toto la scelta di dove posizionare il mercato. Dovremmo quantomeno essere capaci di essere più propositivi, più presenti sul territorio e più informati e collegati con amministrazioni comunali per essere noi in grado di fare una proposta senza aspettare che altri soggetti, seppur direttamente interessati, vengano a farla noi. Perciò penso che questa commissione debba essere convocata nel più breve tempo possibile. Grazie. Consigliere Tagliabue. Grazie Presidente. Quello che io rilevo da questa mozione non è il contenuto dello stesso, che è assolutamente condivisibile negli obiettivi,
Ma mi sembra che lo strumento non sia la mozione per convocare una commissione. Io credo che se tutti sono d'accordo, la commissione si convoca ed è finita lì. Cioè, non riesco a capire la forzatura dello strumento della mozione, a mio avviso. È un po' sproporzionata. Cioè, io uso gli strumenti per quelli che sono. La mozione non va bene, secondo me, per centrare questo obiettivo. Non ci sono conclusioni da parte del consigliere Agnusdei, perciò procediamo alla votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 27, contrari 5, astenuti 0, approvato. Passiamo ora al punto 2, suddivisione delle quote percentuali per l'utilizzo dei fondi MAP. Prima di passare a questo punto, desidero informarvi che le mozioni una mozione ha raccolto le firme e quindi sarà al termine si discuterà. Non la tua, voglio che lo dica. Cioè, una mozione. Però una mozione deve dire, Presidente, qual è la mozione. Infatti, è una mozione. Del consigliere Tucci. Tucci quattro ciocchi scritti. Che ha raggiunto le firme e si discuterà al termine. Suddivisione delle quote percentuali per l'utilizzo dei fondi MAP. Onorevole Consiglio, l'Ufficio di Presidenza riunitosi in data 16 gennaio 2014 ha preso in esame la suddivisione delle quote dei fondi MAP dell'anno 2014 tra le commissioni istruttorie, da utilizzarsi per realizzare attività promozionali così come meglio declinate nella tabella. Quindi alla Presidenza 0%, Sport e Tempo Libero 26%, Cultura 26%, Politiche Sociali e Salute 18%, Commercio ed Attività Produttive 10%, Educazione 9%, Ambiente 6%, Polo Multifunzionale Zonale 5%, Decentramento 0%, Territorio 0%, Case Popolari e Demanio 0%, per un totale del 100%. È scritto a parlare il consigliere Belli, prego. Sì, grazie Presidente. Il mio intervento sarà molto semplice. Dopo le notizie che abbiamo preso sui giornali ieri del buco di bilancio, mi sembra che l'assessore debba trovare 1.500.000 euro, una 150.000 euro. Sì, scusate, con gli euro vado. Mi sembra un po' prematuro pensare già a una suddivisione dei fondi che potrebbero arrivare, che forse non arriveranno mai, perché se qualcosa sarà da tagliare, sono stati già stanziati, ma voglio vedere dove le vanno a trovare. Prima forse bisogna ripianare il buco che si è creato sul bilancio preventivo. Per cui noi naturalmente voteremo contro a questa suddivisione. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Sono passato in prima persona, come si mostrerà di qualcuno. No, lo sapevo. Ovvio che non si sa l'importo che verrà destinato alla zona, penso, perché qui non c'è scritto nessun importo. Con le percentuali, ma l'importo non si sa, non lo sappiamo ancora o non abbiamo scritto importo, domanda, perché solitamente quando si fa la delibera con le percentuali si dice anche l'importo da cui parte questa percentuale, in pratica, perché può essere 100, 10, 15 e ok, anche sulle valutazioni c'è diverso. Poi vedo una particolare rallegrante per me, cioè la Presidenza ha il 0% di contributi, vuol dire che non ci saranno più da qui in avanti gli escamotage
di mettere delibere all'ultimo momento votate dall'ufficio di presidenza con i soldi della presidenza, visto che non ci sono in questo momento. No, però l'ufficio di presidenza ogni tanto faceva degli scamotaggi come delibere, metteva. Non ce l'abbiamo, tutti i verginelli siamo a posto. Quindi. Ok, perfetto. Da quando sono in questo, da quando c'è questa amministrazione, quando io sono in consiglio, non c'è mai stata una. C'è sempre stato zero sulla presidenza. Sei giovane del consiglio, è diverso. Peccato solo del consiglio. Grazie. Presidente Tucci. Sì, no, volevo solo dire che in merito all'intervento. In merito all'intervento del consigliere De Lorenzo, già nel mandato precedente arrivavamo a un certo punto che la presidenza non aveva più una quota come bilancio. Le delibere dell'ufficio di presidenza non hanno nulla a che vedere con il sostegno a delle iniziative con risorse economiche, dei fondi MAP o meno, presi dalla. L'ufficio di presidenza può decidere all'ultimo minuto di inserire una delibera utilizzando i fondi MAP, ipotesi, ma non li va a prendere da, ovviamente saranno ripartite per la commissione o le commissioni che faranno la delibera. Però... Capogruppo Parise. Sì, grazie, sono brevissimo, faccio già la dichiarazione di voto, il mio voto sarà contrario anche perché coerentemente con la delibera che avete votato sul nuovo decentramento, quindi dell'annullamento dello stesso, vi ricordate, no? La famosa delibera che doveva azzerare le zone perché di fatto verranno azzerate, al decentramento avete messo zero, quindi da questo lato siete stati molto coerenti, comunque il mio voto sarà contrario, grazie. Grazie, capogruppo Indovino. Se possibile, se ci sono gli elementi prima di intervenire, magari inviterei, se si può, o la presidenza o il direttore di settore, di dare due o tre delucidazioni sui numeri e poi mi riservo di terminare l'intervento. Grazie, posso aggiornarvi in merito. Allora, innanzitutto una delibera sulle percentuali può essere fatta anche senza conoscere la cifra totale, così come si fa per il diritto allo studio. Ormai da anni noi deliberiamo la percentuale, le quote delle divisioni del diritto allo studio senza conoscere la cifra totale che verrà divisa. Detto questo, è stata fatta una prima emissione di 39.000 euro, quindi onde evitare che ci siano suddivisioni e ripartizioni a secondo delle urgenze o meno di una commissione, si è stabilito fin dall'inizio le quote in modo che se una commissione per esempio ha più necessità di spendere adesso, spende adesso e l'altra commissione comunque conserva la sua quota nella prossima emissione. Posso finire? Scusa. No, penso che sapete tutti bene che io ci tengo al fatto che tutti abbiano gli elementi e poi ci si divida eventualmente sui contenuti e sulle percentuali che ovviamente come maggioranza scegliamo di ripartire per le commissioni, ma è giusto che tutti abbiano gli stessi elementi di partenza anche riguardo al quantitativo dei fondi MAP. La ripartizione è fatta, i fondi MAP non potranno essere tolti perché come i consiglieri che sono più qui da molto più tempo di me, qualcuno anche da prima che nascessi, sanno, i fondi MAP sono stanziati su un conto a parte, sono già stati versati, quindi sono nella disponibilità del settore di zona 9, quindi non sono ritirabili da parte del comune. Per quanto riguarda il taglio dei 170 milioni, così affrontiamo tutte le problematiche, anche quelle politiche, non mi nascondo, il taglio c'è, sappiamo tutti quali sono le difficoltà degli enti locali oggi, c'è ANCI che sta, ANCI diciamo non dei pericolosi bolscevichi, ma c'è ANCI che sta facendo una contrattazione serrata col governo cercando di portare più risorse possibile. Io lo ribadisco, questi sono i tagli, adesso non mi va neanche di fare sempre la solita retorica, no, sono i tagli
che arrivano da Italia ai trasferimenti allo Stato, e ricordo sempre di riprendervi il documento della Corte dei Conti sul bilancio del Comune del 2013 che dice che la spesa corrente sta subendo una contrazione. Corte dei Conti, diciamo, questi sono gli elementi che metto sul tavolo della discussione. Ricordo che sei il governo, se sei italiano. Consigliere De Lorenzo, solamente per una delucidazione, ma lei mi ha dato una delucidazione di massima, però per pura trasparenza e per un fattore politico, se si fosse messo all'inizio un dato, 39.000 euro in questo trimestre, noi avremmo già saputo per commissione quanto spettava per spesa, perché noi non siamo obbligati, siccome sono soldi pubblici, ok, noi non siamo obbligati ogni volta che c'è una commissione a chiedere al presidente della commissione quanto ha a disposizione per questo trimestre piuttosto che per il prossimo trimestre. Cioè è una questione di trasparenza e correttezza, se no, se non esiste un dato iniziale, il 26% per noi può dire tutto, può dire nulla, anche perché con i soldi che noi andiamo a dare le commissioni, anche l'opposizione sa quanti soldi ha a disposizione la commissione per fare giustamente il proprio lavoro, e anche noi possiamo in linea generale aiutare, dare il nostro contributo alla commissione a proporre delle cose che siano fatte poi dal consiglio di zona. Ma se noi non abbiamo neanche l'idea di cosa vuol dire 26% a una commissione durante il primo trimestre, e dice 39.000 euro, io non lo sapevo neanche che 39.000 euro, non lo sapevo neanche, non sapevo neanche che fosse quella cifra iniziale, quindi noi non possiamo stare, scusi, ma mi spiace dire all'oscuro di una roba del genere, dobbiamo sapere veramente, per non chiedere come elemosina ogni volta che ci va la commissione al presidente quanto abbiamo a disposizione a spendere in commissione, cioè mi scusi. Grazie, naturalmente solo nel momento in cui sarà approvato il bilancio di previsione noi sapremo la cifra totale, queste sono erogazioni che verranno fatte, diciamo non è detto nemmeno trimestralmente, l'anno scorso non è stata rispettata questa cadenza regolare e quindi non possiamo dire ciò che non sappiamo. Scusate, non avevo visto che c'era scritto a parlare il capogruppo La Terza. Sì, grazie. Allora, avevamo poca voglia di intervenire in questo, su questo punto all'ordine del giorno per un semplice motivo, che tanto qualsiasi percentuale mettiamo, poi sappiamo benissimo come funziona in questo consiglio di zona. I presidenti poi, a seconda della disponibilità, cambiano come vogliono le percentuali, quindi ci asterremo dalla votazione di questo punto all'ordine del giorno. Mettiamo in votazione. Un attimo, prima di chiudere la votazione, attendiamo un attimo. No, è forte che la votazione. No, la votazione. Approvato. Passiamo al punto 3, modifica dei componenti effettivi delle commissioni istruttorie.
scusate, c'è da mettere in votazione l'immediata esecutiva. Dopodiché parleremo dell'ordine dei lavori. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività relativa al punto 2. Cortesemente, desiderate che io sospenda la seduta? Desiderate che io sospenda la seduta? Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 21, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 1, respinta. Passiamo, do la parola al consigliere Abbiati sugli ordini dei lavori. Sull'ordine dei lavori, grazie Presidente. No, io volevo solo fare un piccolo appunto, magari visto che settimana scorsa mi è stato imputato del fatto che dovevo essere più rapido a votare perché la votazione è rimasta aperta 2 secondi netti, magari non teniamo aperta la votazione 3 minuti perché solo perché deve votare qualcun altro, magari perché contate, vedete che manca qualcuno, allora andate a chiamare e fuori vota un'altra cosa. Non è un problema del fatto che la Presidente va a casa, il fatto è che se uno è fuori dall'aula è fuori, non che aspettiamo la... 5 minuti e mezzo che rientri per farla votare. Gentilmente, tutto qua. La Presidente era in aula, ha segnalato cortesemente agli scrutatori che le mancava la tessera e si è recata a ritirare la tessera che aveva dimenticato. Quindi non facciamo una storia più grande di quella che è e passiamo per cortesia con un minimo di silenzio, passiamo al punto 3. Modifica dei componenti effettivi delle commissioni istruttorie. Non vi risparmio la lettura della tabella, metto immediatamente in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 32, contrari 2, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 28, contrari 1, astenuti 0, approvato. Punto 4. Concessione di patrocinio gratuito e utilizzo gratuito di spazi all'Associazione Gastronomi Niguarda per la realizzazione del progetto denominato Istruzioni per l'uso cittadini e mafia, un progetto integrato in zona 9, immediatamente eseguibile. Do la parola al Presidente Quattrociocchi. Onorevole Consiglio, le Commissioni Educazione e Commercio ed Attività Produttive, riunitesi congiuntamente in data 23 gennaio 2014, hanno preso in esame la richiesta presentata dall'Associazione Gastronomi Niguarda in merito all'iniziativa Istruzione per l'uso cittadini e mafia. L'iniziativa, che è la seconda edizione, lo scorso anno ha visto il coinvolgimento di numerose associazioni di genitori della zona, dell'Associazione Genitori Cesari all'Associazione Genitori Cassinis e altre realtà che operano attivamente in campo educativo e in materia di prevenzione dell'infiltrazione mafiosa del territorio. Il progetto prevede 3 differenti attività. La prima con le scuole secondarie di primo grado, seconda collaborazione con le parrocchie per la preparazione del seminario
fede e impegno per la legalità. Terza, in collaborazione con i commercianti della zona 9 per la preparazione del seminario Il commercio in zona 9 e la mafia. Le iniziative troveranno completamento e diffusione pubblica in una serie di iniziative che si svolgeranno presumibilmente nella data del 17 e 18 maggio 2014. Le commissioni congiunte, considerato l'alto valore sociale, educativo ed etico dell'iniziativa proposta, considerate le modalità di realizzazione dell'analoga iniziativa svoltasi nel 2013, propongono a maggioranza di concedere il patrocinio gratuito a detta iniziativa, l'utilizzo della civica stamperia per la realizzazione del materiale promozionale, secondo il budget a disposizione del settore zona 9, l'utilizzo gratuito degli spazi nella disponibilità del Consiglio di zona 9, secondo le modalità e le disponibilità indicate dagli uffici preposti del settore zona 9. Voglia pertanto codesto onorevole Consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Grazie. No, al di là del condividere l'iniziativa, la mia è più una domanda, perché si parla dell'utilizzo gratuito degli spazi nella disponibilità del Consiglio di zona 9, ma non c'è neanche l'ipotesi di quali spazi potrebbero chiedere. Lo dico perché se domani dovesse arrivare qualche altra associazione e chiede determinati spazi per quel periodo e all'associazione non rimane uno spazio individuato, può diventare un problema da questo punto di vista, perché non è che si può dire, siccome c'è una delibera che indica già degli spazi assegnati e quindi è già occupato, non si può fare lì l'iniziativa. Non so, è una mia domanda. Posso rispondere? No, di solito nelle delibere noi mettevamo l'utilizzo, non so, dello spazio, faccio esempio, quando ho finito parla lei, adesso parla lei. No? Grazie, non lo so io. Mi rivolgevo a voi per avere poi delle risposte da voi, poi me da lei va bene, me dal direttore va bene lo stesso, però quando ho finito. Grazie. Dicevo che di solito noi mettevamo lo spazio, non so, Viale Cagranda piuttosto che Cassinano, in questo caso non c'è. Ecco, questa è la mia domanda, per evitare che qualche altra associazione chieda uno di questi spazi e poi in quelle date non è possibile darlo a questa associazione qua. Punto. E la domanda adesso, grazie della risposta. Consigliere De Lorenzo? Sì, la mia richiesta è più ludica. Volevo sapere chi era, no, mi interessa chi era l'associazione gastronomi di Niguarda, che non li conosco, solo quello. Grazie. Consigliere capogruppo alla terza? Sì, grazie. Allora, diciamo all'interrogativo sicuramente risponderà a quattro ciocchi, però consigliere Tucci, io ero in commissione, il problema legato all'auditorium Cagranda è perché avevo osservato, visto che loro fanno una diretta streaming e dato che anche noi abbiamo utilizzato quell'auditorium, è molto difficoltoso fare una diretta streaming. Era per quello, è quello il motivo per cui era stato lasciato in via di definizione. Invece una riflessione, allora, riguardo questa iniziativa in cui si mira a far conoscere, diciamo, la problematica della mafia, dell'andrangheta, nulla da eccepire, siamo sicuramente favorevoli. Durante il dibattito volevo condividere con voi consiglieri una riflessione, però mi rendo conto di essere radicale, però da qualche parte si deve pure iniziare, nel senso che l'osservazione era questa. Presidente, può richiamare il suo capogruppo? Cioè, la riflessione è la seguente, non riguarda questa iniziativa, i promotori dell'associazione si appoggiano anche a ricercatori e cercano di avere, il loro massimo. Quello a cui puntano è anche avere un finanziamento dalla Cariplo affinché, insomma, venga finanziata una ricerca che non ha a che fare con questa iniziativa e di là, quindi ponevo una riflessione di metodo e anche, di fonti di sostentamento. Ripeto, è radicale, però come si fa a chiedere, ad appoggiarsi sul patrocinio di una fondazione bancaria quando alla fine lo sviluppo di mafia e 'ndrangheta arrivano proprio grazie alle banche? Per cui io volevo condividerlo con voi per poi magari eventualmente elaborarla nelle commissioni come riflessione per fare una vera
posizione antimafia. A proposito poi sempre di antimafia, ricordo che anche in commissione politiche e sociali si era affrontato la questione padre Kobe, ma sembra che sia una questione delicata. Il consiglio di zona non si è ancora mosso in solidarietà a quello che è accaduto, a quell'associazione che è costretta, diciamo, a non poter svolgere in Bovisasca il proprio lavoro perché continua a subire minacce e anche incendio di mezzi. Grazie. Presidente Quattro Ciocchi. Concordo con quanto detto il consigliere La Terza, il problema di specificare lo spazio è chiaro che è tutto, diciamo, direttamente proporzionato al fatto dell'utilizzo eventualmente una diretta streaming e quant'altro, quindi vedremo. Poi per quanto riguarda l'associazione gastronomi, è un'associazione che raggruppa tutta una serie di consumatori, utenti, dei gruppi di acquisto solidale, della zona di Guarda. Solo per precisare, prego, consigliere presidente Medolano. Grazie, no, volevo aggiungere un attimo per chi non, cioè questi qui non è che si interessano solo di acquisto di cose, sì, diciamo è una tradizione di questo gruppo di abitanti di Niguarda, genitori così, che da tempo si conoscono, hanno deciso di operare, di fare delle cose per il la necessità del quartiere, per la socialità del quartiere, e quindi hanno creato questa associazione e tramite questa però loro fanno anche delle altre cose. Un esempio è appunto questo qua. Volevo solo aggiungere che il gruppo, il pool, diciamo, di associazioni che organizzano queste iniziative, che l'hanno organizzata anche lo scorso anno, si danno il turno, diciamo, a presentare le domande. L'anno scorso l'ha presentata l'associazione genitori, adesso non ricordo se Cesario o Cassinis, quest'anno l'associazione gastronomi, che tra l'altro si occupa di acquisto di prodotti dai beni confiscati dalla mafia, quindi sono anche nel frattempo sta costituendosi l'associazione Civitas Virtus, che dall'anno prossimo si occuperà in particolare del tema prevenzione delle infiltrazioni mafiose, che è in fase di costituzione. Detto questo, credo sì, nei prossimi giorni faranno le ultime prove per il discorso della diretta streaming dall'auditorium Cagranda, dopodiché definiranno quale sede utilizzare. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 34, contrari 0, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo ora al punto 5. Linee programmatiche per l'anno 2014 della Commissione Polo Multifunzionale Zonale. Immediatamente eseguibile, do la parola alla Presidente Santoianni. Grazie Presidente. Le do per lette, aggiungo solo che ho inserito le integrazioni che sono venute fuori durante la Commissione, che sono quelle di inserire le attività sportive nel CAG, anche delle attività e degli incontri sulla legalità e educazione civica sempre per i giovani. Poi la Commissione, messo per iscritto che la Commissione lavorerà congiuntamente anche con le altre commissioni per preparare progetti. Ho sentito anche il punto che è quello di creare un link nel sito del Consiglio di Zona Nuova, un link cui accede direttamente al sito dei CAM e dei CAG.
capogruppo alla terza. Grazie Presidente. Per quanto riguarda la Commissione